Benvenuti in questo nuovo video Roblox. Quest'oggi torniamo nella mappa dove bisogna picconare, ma ogni volta le facciamo diverse. Quindi sembra lo stesso concetto, perché ogni volta c'è un piccone ultimamente, ma diversa. In questo caso abbiamo delle pietre nella nostra isola, le dobbiamo picconare per ottenere della pietra che immagino che semplicemente vendiamo, lo utilizziamo per comprare i picconi migliori, ci prendiamo i lavoratori che lavorano per noi e possiamo soprattutto espandere l'isola e di conseguenza renderla più grande. Ma è bellissimo, ecco. Io sto già partendo, guarda. Queste mappe mi ci puoi lasciare all'infinito, lo sai bene. Lo sappiamo benissimo. Ma devo dire, e questa cosa l'ho detto un sacco di volte, ma la ripeto, che Roblox ormai sta facendo delle mappe incredibili. È vero. È troppo bello. Ma a noi piacciono tantissimo. Sì, esatto, cioè perlomeno a me ovviamente, il mio gusto personale, però sono fighissime da giocare. Allora, possiamo lucidare, infatti, possiamo comprare i pet, possiamo espanderci, di carità. Lo dico che la giornata di registrazioni di Roblox è la mia preferita della settimana, ormai io ogni volta che c'è da fare Roblox non sta faccio, che bello che facciamo oggi. Abbiamo un problema. Che c'è? Non si guadagnano soldi? Esatto. Immaginavo. Aspetta, ma questo qua mi dà una missione. Allora, proprietario, 32... Ok, no. 32 milioni erano quelli? Per andare nella prossima isola, sì. Perché lo stavo guardando anch'io. Comunque che belli sti vestiti, Staff. Dovresti prenderli anche tu, sono belli neri vestiti da pirata. Sì, carini. Anche ma se in realtà voglio fare un cambio prima o poi. 32 milioni e non 32 milioni. No, allora, il problema è che il pet costa 300. Espandere la zona 250. Ho visto. Il piccone 2000. I lavoratori 500. E io ho guadagnato 30. Io 45. 5 minutes later. Ah. Ti sono comparse le pietre d'oro? Eh sì. Ma come? È percentuale di drop. E valgono 10. Ok, vabbè. Diciamo che non è la svolta, ma è già meglio. Però a me non sono mai comparse. Vediamo. Proviamo allora, a fare ragazzi, tutte le dobbiamo pietre. Fare una scelta. O prendiamo un pet per 300. Come primo obiettivo, oppure al posto del pet da 300 prendiamo un lavoratore per 500. Io forse proverei il pet, sai, perché magari ci dà dei buff che poi ci permettono di andare più veloce, facciamo soldi più velocemente. Metti che ti dà anche un buff dei soldi e magari è per quello che ne abbiamo così pochi. Poi ovviamente non sapendolo è un rischio, però se ti desse il buff dei soldi, giustamente migliori un sacco la tua situazione. Olè, ne è comparsa un'altra d'oro. Di sicuro è la mappa più complicata allo start che abbiamo fatto ultimamente. Senza shoppare, ovviamente. Senza shoppare, perché certo, se vabbè, perché ma se shoppo shoppi... qua è facile la vita. Ok, fatto. Possiamo prenderci sto pet. Ok, dimmi almeno se utile. Allora, io ve lo dico. Se il pet è inutile, quitto la mappa. Non è il shoppo, nel caso. Vediamo. Ti prego. Ok, almeno è non comune. Ok. 15% di chance. Non male. E cosa ti fa? 1 per 8. Che cosa però? Soldi? Credo non tanto il guadagno dalla pietra, ma la vendita della pietra. Ok. Ti do conferma, quindi se 1 è 8, se io vendo dovrebbe darmi 8. Mi ha dato 9. Ok. Praticamente vale il doppio, Fere. Quindi i pet sono rotti. Quindi adesso ci metteremo esattamente la metà del tempo. E io ve lo dico. Io lo so benissimo che... cioè, è sempre un quesito che ho dentro di me. Se fare questi video... dove shoppiamo o giochiamo normalmente la mappa, ok? Perché dico, ci può stare in entrambi i modi. Però secondo me, se noi shoppiamo, snaturalizziamo la mappa. Perché alla fine il concetto comunque di stare qua a farmare, di essere felice di prendere il primo lavoratore, di essere felice di espandere, secondo me te lo gusti solo se farmi davvero. Se premo un tastino, faccio più 10.000, che gusto c'è? Quindi io penso che sia più bello farmare piuttosto che shoppare, non so cosa ne pensi. Allora, secondo me sì, perché poi c'è anche chi ovviamente entra, shoppa un botto e se la gioca subito, però anche secondo me si toglie, non lo so, il senso del gioco. Cioè quello quindi che mi viene da pensare, ci sta, la secondo la shoppata me. È quando la mappa è troppo lenta e altrimenti vedete un video orribile. Oppure in un momento un po' più avanzato, cioè nel sì. senso che te la giochi un po', magari arriva un momento in cui sei totalmente bloccato e allora shoppi un pochino. Però non mi piace mai l'esagerazione, cioè perché pensa ora che senso avrebbe farmare se hai già un sacco di soldi, ti potenzi, ti prendi il piccone forte. Esatto. Cioè secondo me un po' se la rovini. Poi certo c'è da dire che certe mappe di Roblox sono anche esageratamente lente, quindi... qui sai cosa ci starebbe a shoppare? Un pet. Sì, esatto. Però non un pet di quelli OP, proprio un pet normale. Cioè sì, uno in modo più. Tale che ti dia dei vantaggi normali. Capito? Non dei vantaggi troppo OP, perché poi quello è il problema.
Okay. E quando è troppo, e quindi ti rovini il senso anche della giocabilità della mappa. Comunque ho quasi soldi per il secondo pet, quindi almeno la velocità sta aumentando in modo importante, quindi... Allora, penso che lo prenderò anch'io, perché ho trovato il comune più comune che si poteva trovare, però sì, ma secondo me bisogna, per quanto sono stati impattanti, sì, io sì, shoppo tre pet. Sì, cioè, sì, ma tutta la vita proprio. Assolutamente sì. Ok, vai, fammi vedere un pochino. Sium! Dai, ma no! Ah, che poi però ha il 25% il coniglio raro, scusatemi. E il cane però il 15%, ma, che... ma... comunque le sbagliano sempre queste percentuali. Sì, ma come fanno non a sbagliare? Non hanno senso. Però è più forte, 2,2. Ottimo. Adesso, per intenderci di cosa stiamo parlando, prendiamo 10 e vendiamo. Se ho ragione, ma non so se si moltiplicano tra loro... Secondo 10 me sì, dovrebbe darmi 40. Vedi, vedi, vedi. Infatti te l'avevo detto, ragazzi, che i pet sicuramente ci avrebbero svoltato. Come sempre le strategie di Steph funzionano. Segnatevelo, ragazzi. Quando aprite un video di Roblox dovete avere il vostro blocchetto a punti e segnare, ah, ecco come gioco questa mappa. Poi invitate i vostri amici e li massacrate. E loro non capiranno perché siete così bravi, lo saprete solo voi. Allora, adesso... se i miei ragionamenti sono giusti... Questa roba probabilmente fa ridere solo a me, però fa ridere. Cioè, perché è bello quando giochi con gli amici e tu ti senti più forte. Cioè, tipo, come quando io porto i miei amici a giocare agli MMO, io sono incredibilmente più brava perché ci gioco da anni e loro lo capiscono meno e quindi alla fine sono lì fortissima e mi sento potentissima. Ok. Dicevo, secondo me, per l'impatto che hanno i pet, conviene prendere anche il terzo e l'ultimo, perché ne possiamo prendere soltanto tre, non so dove sto andando, ragazzi, ho già 275, confermo assolutamente tre pet. Dopodiché passiamo al primo lavoratore e abbiamo un gatto che sta rompendo le scatole. Chi sarà? Ovviamente Leo. Tra l'altro, dato che sappiamo che 10 valgono 40, noi possiamo già andare in questo invece momento era Nino a vendere. Opla, compriamo. Secondo pet, dai. Io sto prendendo il terzo. Però, signori. Uncommon. Signori. Sì, però non puoi tenere qua aperto perché poi facciamo casino. Allora. Signori, ma guarda, Steph. Guarda. Dai, ho due gatti tristissimi, ma non farò mai soldi. Ma come si può? Vedete, anche se utilizzate le strategie di Steph, però, se avete la sfortuna di fare... Esatto, quello è un problema. Non invitate gli amici perché perderete a priori. 566 soldi. Ok? Primo lavoratore, eccolo qua. Vai, bro. Distruggendo. Ma quanto uno, sei lento, bro, però. Due. Tre. Dai, amico, però, sei inutile. Quattro. Immagino che a 5 lui spacchi quella roccia, perfetto. Quando arriva però a 15 va a vendere da solo, spero. Perché ci manca solo che lo pensare io alla sua vendita. Cioè, mi rifiuto categoricamente. No, secondo me si accumula nel nostro inventario. Quindi vedi, nelle pietre nostre e quando vai a vendere vendi tutto. Vendi, raga, il suo e il tuo. Mi ha rubato la pietra all'operaio. L'operaio. Il buon Steph. Jack. Dimmi. Terzo gatto. Terzo gatto. Che devo fare? Non lo so, sei sfigata, mi dispiace. 327. Allora. Cioè, boh, vabbè, ragazzi, io ho trovato i rari, tutti quelli che si potevano trovare. Il bro entra dentro la zona lavoratori. Ah, e poi premi la qua raccogli. Mm. Ok. Quanto costa il secondo lavatore? 2000. Perfetto. Compriamole. Ma che succede? Che purtroppo ho avuto torto. Ah, ok. Allora mi sa che lo faccio subito e poi penso ai pet, perché io dovrò comprare sicuramente almeno uno o due pet, perché ragazzi, allora, sono tutti gatti comunissimi miei. Con però questa vedi, consapevolezza vi dico, nettamente meglio i tre pet e poi l'espansione. Però sì, aspettiamo. Sì, sì. Perché in realtà potrebbe essere che non respawnano d'oro e spawnano solo la prima volta d'oro, ma secondo no, me no. Secondo me respawnano d'oro, altrimenti che senso avrebbe? Respawnano d'oro. Vedi. Rotto, OP. Allora faccio anch'io, vediamo appena ho i 250. Sacco di soldi? E quelli di diamante! Aspetta, la prendo, la prendo. La quella prendo dopo. Ok. Ok, ragazzi. Perfetto. Niente lavoratori, ricordatevelo. Infatti, non prendeteli, no. Aspetta, non lo prendo io. Ma quelli di diamante sono scam? Come sono scam? Ma valgono 10 come quelli d'oro? Ma c'è anche quello tutto dorato, l'hai trovato? Cioè pietra d'oro e gemmine d'oro. Il minerale è tutto dorato. Ah, mi pare di sì, non lo so. No, no, tutto dorato è la prima volta che lo vedo. E quanto ti dà? Non lo so, me ne ha dati 20. Ah, quindi il doppio del doppio. Sì, sì. Ok, 2200, ok, possiamo comprare il piccone. Vediamo. Allora, andiamo qui. Prendiamo il nostro bel piccone potenza 5. E quindi fai tutto, tipo quelli li fai istantaneamente? Due hit quelli... Vabbè, vedi, finito, te l'avevo ragazzi detto. Allora, ricordatevi lo schema. Secondo me,
finite i tre pet. Dopodiché espandete la zona due volte e vi prendete, anzi forse solo una volta, e vi prendete solo quelli d'oro. Questi diamanti alla fine sono stati completamente inutili. A quel punto prendete un solo lavoratore, ovvero Jack da 500. Sono bellissimo! E tirate dritti sul piccone questo qua, perché è totalmente rotto. Ma totalmente proprio. Ecco perché costa così tanto comunque. Sì. Almeno ne vale la pena. Totale. Mi è spawnato quello di diamante, bello. Vabbè, vale 20 alla fine, niente di incredibile. Quello di diamante d'oro, la prima volta che vedevo. No, io... A me è capitato tipo 3 volte. Allora. Io ho 1000. Che dici, mi compro un lavoratore? Doppio d'oro, quanto vale questo? 20? L'ho fatto anch'io. 40! L'ho fatto prima. Uno da 40 ne ho trovato però. Ti dicevo, mi conviene comprare prima il lavoratore o prima il piccone? Dipende a quanto sei. 1000. Forse ormai aspetterei il piccone. E poi prendo il lavoratore, sì. Che magari tanto poi farò sicuramente più soldi. Espandi. Ok, qua ci sono quelli di smeraldo. No! Da 20. Cosa è successo? Hai espanso per sbaglio? Ho cliccato per... Cioè, ci sono passata sopra per... Quello di cui ti parlavo io, quello di smeraldo. Potevi dirmi, sei sicura di volerla prendere? No. Non sarebbe stata male come domanda. E allora a sto punto mi prendo il lavoratore, cioè sono di nuovo punto a capo. Mi stai dicendo. Prendo il lavoratore che almeno... Però mi... Però oggi non voglio fare nulla questa mappa. Sì, no, non è che non voglio fare nulla, non mi va bene niente. Mi dispiace. Allora, 500, dai, prendiamo il lavoratore mezzo inutile, però almeno... Allora, 500, vai Jack, forza! Almeno farmiamo di più. Sta roba è divertentissima. Far quelli da 5 con un colpo è bellissimo. E ha anche senso, perché è più probabile che così a Jack spawnino quelli d'oro, che comunque certo fanno comodo. Allora, adesso il quesito è: e ora cosa facciamo? Perché... Ci sono 3 espansioni nuove. Sì, ma tu non hai visto, perché non hai comprato il piccone, che costa molto poco. Ovvero solo 4000. Ok. E potrebbe, se riraddoppia, essere nettamente la scelta giusta. Anche perché ho 5600. Sto prendilo, spaccando la mappa. No, prendilo. 4000 potenza 10. Nettamente la scelta migliore di nuovo, ragazzi. Quindi dopo il piccone espandete una volta in quello degli smeraldi. E poi di nuovo piccone. E fate one shot a tutto. Ciao, finita la mappa. Allora, i pet ci costano 30.000, abbiamo fatto 5.800, secondo me facciamo un po' di aggiornamenti. Dove? Tasso di generazione più veloce, $50, ne prendiamo 2, perché comunque ci serve una nuova zona. Lavoratori migliori, facciamolo 2 volte, così magari un pochino va. Pietre dorate, 2 volte, aumentiamo di un bel po' la chance. E io, che corro più veloce, 1, secondo me, basta e avanza. Sì, non hai così tanto da correre, alla fine l'isoletta io, è piccola. Io, per divertirci un po', direi che dato che abbiamo un piccone totalmente rotto, un po' di soldi, dato che li farmiamo veramente veloci, e il prossimo costa 8000, che dovrebbe riraddoppiare, li possiamo investire ad espandere la zona. Fatemi capire se vale la candela. Smeraldi. E smeraldi. Ah, tutto smeraldi. Ci sta, perché comunque questi sono da 20. Però nel momento sì. In cui adesso... Ok, bla, tutto chiaro. Ok? Ce l'hai? Mm-hmm. Perfetto. Io sono indietrissimo. Non so neanche se riesco a comprarmi il piccone oggi. Mannaggia. Voglio il piccone almeno. Poverina. Sono a 1000 però, dai, mi mancano solo altri 1000. Sappiamo di essere all'8% dell'isola, ragazzi. Pensa quanto è gigante. Già. Ok. Ok, prossimo obiettivo 8000 e prendiamo il nuovo piccone. Quello che volevo dire è che col nuovo piccone facciamo instant gli smeraldi. Quindi aver espanso a 3 zone d'isola di smeraldi è perfetto, perché se rompavamo instant e ne avevamo solo una, non combinavamo nulla. Invece così ne abbiamo più che a sufficienza per farmare.